hanno raggiunto grandi obiettivi, per come stanno in scena, per come hanno imparato. Sicuramente, sicuramente è un'esperienza irripetibile per loro. E mai come oggi gli insegnanti, io che dirigo questa scuola, abbiamo vissuto tanta emozione, perché per noi, per la nostra scuola, rappresenta una sfida educativa eccezionale. Io ringrazio gli attori che hanno seguito i bambini, ma poi alla fine li ringrazieremo meglio. La nostra sinistra c'è la nostra era, cioè la nostra macchina del tempo, con il dottore a fianco, il dottor Ugo Panzerotti, a cui pregherei di fare un applauso, bravissimo, l'inventore di questa macchina speciale. Facciamo vedere, dai! Forza primitivi! Che pezzi strani che fanno! Mamma mia, ma quanto sono cattivi e veloci! Ma lo dico! Pietra! Sì! È un ottimo nome, Pietra! Sì! Pietra! Avete sentito? Un tuono! Un tuono, ragazzi! Dobbiamo scappare! Ci fermeremo! Che cos'è questo rumore? Via! 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 È stato un progetto lungo quasi un anno, se non altro un anno scolastico, partito a novembre con le prove di uno spettacolo che è servito un po' a rompere il fiato per i bambini, uno spettacolo per Natale. E il primo bimestre l'abbiamo impiegato appunto proprio per far familiarizzare i ragazzi, i bambini, insomma, con il magico mondo del teatro e soprattutto nello specifico della recitazione. Poi abbiamo proseguito con un altro lavoro di un altro bimestre che è andato avanti fino a metà marzo, di alfabetizzazione teatrale, cui proprio si sono fatte, insomma, con basilari, elementari tecniche di recitazione, una alfabetizzazione proprio per riuscire a parlare la grammatica della recitazione con esercizi di mimica, gestualità, piccoli elementi di dizione, fino poi alla stesura del testo, al quale hanno collaborato anche le insegnanti proprio delle scuole. E sono nati questi, è nata insomma l'idea concertata con la direzione della scuola e gli insegnanti stessi, l'idea di coinvolgere come lavoro interdisciplinare, insomma, abbiamo unito all'accadimento teatrale recitativo una materia. Solitamente viene pescata la letteratura quando si deve magari fare uno spettacolo teatrale che in qualche modo sia affine all'attività didattica della scuola. Noi invece abbiamo pescato nella storia e quindi è nata l'idea di questo A spasso nel tempo. È un percorso, un viaggio immaginario con una macchina del tempo che ci ha portato a conoscere, insomma, quantomeno a visitare diversi popoli e diverse ere della storia del mondo. Avete sentito un altro tuono da quella parte? Oh! Che cosa si ha? C'è un problema relativo all'insegnamento della storia. C'è qualche difficoltà dei bambini, dei ragazzi rispetto alla storia. È come se non fossero mossi da una passione, da un entusiasmo, da uno stimolo. Il teatro si muove su binari reali e fantastici, appunto perché è stato importante percorrere il binomio storia e immaginazione. Ma siamo qui con i giovani protagonisti dello spettacolo A spasso del tempo. Andiamoli a conoscere. Parlo io, vediamo. Che parte hai fatto in questo spettacolo? Io ho rappresentato una donna, Sabina, che viene strappata dalla sua famiglia perché ai giovani romani mancano le donne.
E così quel giorno vengono fatte nuove famiglie, vengono a costruirsi durante un banchetto. Ti è piaciuto questo ruolo? Sì, molto. Qual è stato il tuo insegnante di recitazione? Fabio. È stato bravo Fabio come insegnante? Molto. Il periodo storico che ha interessato di più i ragazzi è stato sicuramente l'epoca dei Romani. Ho visto veramente negli occhi di questi ragazzi proprio uno sforzo, un'energia di entrare nel personaggio e di interiorizzarlo proprio. E li ho visti veramente coinvolti. Questa preziosissima tunica me la regalate il nostro papà? Non è giusto! Basta! Tu sei il suo figlio preferito! E noi non contiamo niente! Sì, hai ragione! Nostro padre non ci vuole più bene da quando sei nato tu! Allora ti fanno qui, ti metto una bella lezione! Sì, hai ragione! Se siamo una cisterna, padroniamolo! Così lo so padre tornerà ad amare anche noi! No! Ho fatto la moglie di Romolo, Ersilia, futura moglie di Romolo, e anche io ero una Sabina proveniente da una famiglia ricca che, come la mia compagna, sono stata strappata dalla mia famiglia perché i romani non avevano le donne. Ma questo Romolo era un bel Romolo? Ti piaceva un pochettino? Di comportamento sì. Anch'io facevo la Sabina. Sei stata rapita allora? Sì. Quindi una scena molto drammatica. Sì. Perché siamo state strappate dai romani e allontanate dalle nostre famiglie. Lo spettacolo, diciamo, si è creato da solo, sono stati gli stessi ragazzi che hanno proposto dei veri e propri movimenti, delle interazioni con degli oggetti. Noi abbiamo usato l'esempio delle pietre o dei semplici rami per simboleggiare il fuoco, e hanno improvvisato delle vere e proprie scene che ho semplicemente assemblato e portato su un palcoscenico. Quindi è stato un lavoro esclusivamente dei ragazzi, io ho solamente congiunto qualcosa e dato un pochino più di energia forse. E tutti gli dèi ne gioiscono. Allo spuntare delle stelle tutti gli abitanti della terra ti venerano. E gli animali e il santuario di Osiride si rallegrano al tuo nome. Tu hai disposto i luoghi umidi e secchi di cui l'universo si compone. Siamo partiti dalla preistoria per poi affrontare le migrazioni ambivalenti tra i popoli egizi e gli ebrei, per poi arrivare ai greci e infine ai nostri più vicini romani. Il testo è nato, dicevo, in collaborazione con le insegnanti che ci hanno fornito delle schede sulle quali lavorare. Ogni responsabile di corso, e colgo l'occasione ancora per salutarli e ringraziarli, che hanno fatto un lavoro davvero difficile, e sono Serena Magazzeni, Rossella Micolitti e Fabio Ventura, hanno steso i relativi testi da questo materiale raccolto e hanno curato la regia poi delle varie scene che hanno composto lo spettacolo a spasso nel tempo. Osco, tu che parte interpretavi? Io facevo il ministro del faraone. È stato un ruolo faticoso? No, a parte quello di baciargli il braccio. Eh sì, perché questo bimbo era molto intimidito perché c'era una scena in cui doveva baciare il braccio al faraone e tu un po' ti vergognavi. Però era una scena comica, ha funzionato e tu hai fatto ridere il pubblico, quindi sei stato bravo. Grazie. Viaggiare nelle varie epoche ripercorrendo, attenzione, attraverso i documenti, ripercorrendo storie, fatti, vicende, aneddoti, modi di dire, musiche, costumi, così è possibile che la storia diventi in qualche modo un avvenimento, cioè fatti incontrabili, da interiorizzare, fatti da rivivere, e non più la storia come il fermarsi al sussidiario. Tu sei? Venere. 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 Wow, Dea. Dell'amore e della bellezza. Oh. E tu sei, scusa caro? Enea. Guardiamo in telecamera. Enea.
E che cosa facevi tu? Che cosa hai dovuto fare? La nave. La nave. Ho portato la nave. Allora, com'è stata questa esperienza? Bellissima. Bellissima. E quali sono state le difficoltà con il testo? Niente. Con la memoria sì, però. Sì. No, niente. No, nemmeno. Certe scene. Una volta imparata. Non è da scartare quel fenomeno della memorizzazione. Troppo spesso imparare a memoria per ripetere davanti a un insegnante diventa una cosa arida. Imparare a memoria dentro uno spettacolo, dentro un'opera teatrale, dentro una drammatizzazione, la memorizzazione recupera tutto il suo significato. Tant'è vero che un'esperienza del genere lascia traccia nella vicenda del bambino proprio perché la memoria è dentro una contestualizzazione. Per noi è una grande soddisfazione perché non è sempre scontato e automatico che un laboratorio teatrale possa incidere e possa diventare un'operazione culturale. Un laboratorio teatrale svolge la sua funzione già nel momento in cui è un laboratorio teatrale, quindi ha un'azione pedagogica sui partecipanti di qualsiasi età. In questo caso forse si è fatto qualcosa in più, considerando anche la zona nella quale abbiamo agito, che è una zona ricca di risorse e di potenzialità, ma purtroppo spesso magari un po' periferica, quindi magari un po', non dico dimenticata e abbandonata, ma comunque non sempre al centro dell'attenzione. Ecco, poter agire con un plesso scolastico che è un po' ai margini della centralità dell'attività pescarese, e credo che per un anno 220 bambini partecipanti, che portavano a casa poi il lavoro svolto, quindi sia quello di alfabetizzazione teatrale che poi il lavoro delle prove per la messa in scena dello spettacolo, credo che sia stato un lavoro sul territorio abbastanza intenso ed intensivo. I servi hanno già acceso le lanterne a olio e stanno arrostendo il pesce sulla brace. E faremo giochi, canti e danze. Che la festa abbia inizio! Pensò finalmente di aver trovato una soluzione ai suoi problemi. Io volevo approfittare per ringraziare innanzitutto una maestra della quinta B, che adesso vogliamo sapere insomma com'è stata questa esperienza, se le è piaciuta o meno. Volevo dire che è stata veramente un'esperienza unica, perché secondo me il direttore ha dato la possibilità al quinto circolo, ai ragazzi del quinto circolo, di lavorare con il teatro, di avere una grandissima opportunità. Alcuni miei alunni hanno scoperto con questa esperienza la passione del teatro, e non è poco scoprire questa passione a questa età. Abbiamo sentito e ringraziamo la maestra Rita Faricelli, che è una delle insegnanti che hanno accompagnato il mio e il nostro lavoro in questo viaggio a spasso nel tempo. E, saranno state un'equipe di 15 insegnanti che ringraziamo tutte quante uno per uno. E per quanto riguarda questa esperienza, niente, è stata un'esperienza che personalmente mi ha dato tanto, perché abbiamo lavorato con i bambini appunto, e sembra banale, ma i bambini riescono ad ascoltarti molto di più di quanto non fanno gli adulti, e siamo riusciti a creare delle cose anche magari con delle difficoltà, perché ci sono anche delle difficoltà oggettive. Siamo riusciti ad entrare, anche se in poco tempo,
anche proprio nella quotidianità dei ragazzi che riconoscono in te, in Fabio, in me, in Rossella, una figura importante per la loro vita. Romolo e Remo si imbattevano ogni tanto in questi brigati, ma riuscivano sempre a metterli in fuga. Il capo di questi banditi decise di rapire il giovane Remo e portarlo al cospetto del re Amulio. Sono Ersilia, provengo da una ricca famiglia e voglio rispetto per me e le mie compagne. L'avrai! E tu, così fiera e coraggiosa? Sì, lo so, grazie. Siederai al mio fianco. Abbiamo coinvolto non solo quindi i partecipanti, di solito una classe, quindi 15-20 persone, ma coinvolgendo per un anno 220 bambini, credo, e oggi ne è la dimostrazione, vedere anche la partecipazione insomma, dei genitori, di tutti gli insegnanti, credo che in qualche misura abbiamo anche oltrepassato il compito vocazionale di un laboratorio teatrale, che è quello di poter fare teatro, insegnare ai bambini a recitare, ma di arrivare a costruire un'operazione che vada appunto al di là delle dinamiche teatrali, ma diventi una piccola operazione culturale, insomma, cui si è potuto, il teatro forse davvero e la recitazione ha potuto svolgere le proprie principali mission, che sono quelle un po' di riscoperta del sé, se pensiamo al lavoro interiore che si può fare, che la recitazione costringe a fare, e la capacità invece di relazionarsi con l'altro. Ecco, per un anno questo credo che sia stato svolto, ed è la cosa che, oltre a farci essere contenti, ci inorgoglisce anche. Il nostro è comparso prima volta. Intorno c'è 5 anni. A voi, popolo, la scelta del vincitore. Che i giochi abbiano inizio! Gladiatori, salutate l'imperatore! Già è possibile, come dire, nella scuola primaria far vivere, rivivere il rapporto con la tradizione. Oggi l'assenza di memoria produce in qualche modo, superficialità, produce un non atteggiamento critico. Il rapporto con la tradizione, l'incontro con il mondo precristiano, con il mondo ebraico, con il mondo romano, permette di andare a fondo alle nostre radici. È come se una personalità si costituisse come soggetto. Educare al teatro fin da piccolissimi ritengo che sia una delle tante missioni che un operatore teatrale deve svolgere nella sua vita. È quello che nel mio piccolo ho cercato di fare con i miei bambini della quarta A e quarta B, e quindi il teatro come funzione paideutica, perché il teatro è strumento per crescere, per acculturarsi, e i miei bambini non solo hanno fruito di questa esperienza teatrale per quanto riguarda il momento culturale, ma anche un momento di disinibizione, perché il teatro fa disinibire, il teatro rende meno timidi, e il teatro insegna, arricchisce. Nel mio piccolo ho cercato anche di crescerli al mondo della lirica. Ho insegnato chi è Puccini, chi è Mascagni e chi è Verdi, tant'è che ho fatto cantare a questi promettenti cantanti il Nabucco di Verdi. Diciamo che l'esperienza teatrale si è inserita nella progettazione di storia, e non solo, perché è naturale che ci sia stato un lavoro trasversale iniziato dal mese di novembre fino alla fine dell'anno scolastico, che ha coinvolto i bambini di due plessi della scuola primaria, del plesso Don Milani in via Sacco e del plesso della Rodari. Abbiamo riscontrato anche il fatto che imparare la storia e stare a scuola con il teatro è fondamentale e importante anche per loro.
È un'esperienza, insomma, come avete visto, bellissima, da ripetere assolutamente, un po' stancante perché 220 bambini e più sono tanti, però assolutamente da ripetere. E ringrazio nuovamente il direttore che ci ha dato questa opportunità, Milo Vallone, che ha curato tutta comunque la regia e il coordinamento logistico del tutto, e i tecnici, insomma, tutta la...